Cardinale, allora una serata davvero bella, intensa, piena di fede, piena di entusiasmo da parte di questi ragazzi. Sì, è stata molto, molto significativa perché c'è la partecipazione di tutti qui. Si vede che la Chiesa nella sua integrità, no? Dai bambini ai giovani, agli anziani e poi i cantanti e poi... Ecco, è tutto quel corpo Chiesa che manifesta al Signore la sua gratitudine per il sacerdozio, per l'episcopato del loro pastore, e di questo sono veramente grato. È una manifestazione tanto, tanto spontanea quanto bella e caratteristica, e io spero che il Signore continui a benedire Napoli, benedire tutti coloro che come voi, ecco, mettono a disposizione della città anche la loro professionalità per la diffusione sempre di cose belle, di cose buone. È un momento storico molto delicato dal punto di vista degli equilibri mondiali. Mai come in questo momento è importante che le religioni dialoghino per superare le crisi. Io credo che le religioni, ma tutti, se noi non ci convinciamo che solo nel rispetto con gli altri, solo nell'aprirci agli altri, solo nel donarci agli altri, noi riusciamo a realizzare i nostri sogni, corriamo il pericolo di una conflittualità permanente a livello personale, a livello familiare, a livello anche circoscrizionale. Ma solo col dialogo, solo col rispetto, solo col cercare insieme di mettere la propria professionalità al servizio del bene comune, che noi realizziamo l'ideale anche della nostra vita. L'ultima domanda, Cardinale. Prima, anche in occasione dell'incontro con il sindaco De Magistris, è stato ricordato che questa è una città che ha una grande forza, ha la forza della speranza, ha la forza di reagire anche alle negatività che ciclicamente si presentano. Purtroppo siamo passati da una situazione di crisi veramente terribile, ecco, adesso si sta cercando un po' alla volta di superarli, ma anche qui nessuno può pensare di risolvere da solo i grandi problemi di una città, di una metropolia o di una nazione. Solo convergendo, mettendo insieme le forze, solo facendo squadra, allora si può vincere, perché anche se uno fosse il migliore campione che abbiamo, però da solo non riuscirà mai a risolvere i problemi. Allora la comunanza, al di là di tutte le ideologie, al di là di tutte quelle che possono essere le proprie convinzioni personali, ma se badiamo al bene degli altri, al bene comune, al bene della cittadinanza, e mettiamo insieme le nostre forze, ognuno nel suo campo, allora riusciremo a realizzare qualche cosa di bello e di positivo. Grazie Cardinale. Grazie, grazie. E tanti auguri, saluti, auguri ai radiospettatori, radioascoltatori di Radio Amore. Grazie, grazie infinite.